Fabio Chiaroni ha tentato disperatamente di salvare la vita del figlio di 12 anni, ma è stato anche lui mortalmente colpito dal figlio maggiore di 17 anni. La ricostruzione dei fatti avvenuti durante la notte tra sabato e domenica a Paderno Dugnano, Milano, rivela un quadro drammatico. Il 17enne ora in carcere al Beccaria ha confessato di aver prima ucciso il fratellino mentre dormiva nella stessa stanza. È possibile che il ragazzo abbia emesso un grido, abbia fatto rumore, svegliando così i genitori che sono accorsi. La madre Daniela Albano è stata la prima a entrare nella stanza e essere colpita dal figlio. Caduta a terra non ha avuto scampo. Fabio, il padre, ha cercato in tutti i modi di soccorrere il figlio minore, ma il 17enne si è scagliato anche contro di lui, colpendolo al collo. Anche per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo aver ucciso la famiglia, il ragazzo ha chiamato il 112. I carabinieri giunti sul posto hanno trovato i corpi dei genitori e del fratellino nella stanza con numerose ferite da coltello, soprattutto al collo. Durante la conferenza stampa, il tenente dei carabinieri di Paderno Dugnano ha descritto il giovane come lucido e pacato, sottolineando che nulla di simile era mai emerso in famiglia. La famiglia era appena rientrata da una vacanza insieme. Il 17enne aveva trascorso dei giorni con cugini e amici. Il giovane ha motivato il gesto dicendo di sentirsi un corpo estraneo nella famiglia, oppresso, e di aver pensato che ucciderli lo avrebbe liberato da questo disagio. Ha inoltre ammesso che l'idea dell'omicidio lo tormentava da tempo.